Domenica 23 ottobre. Sono precisamente le 12 quando, dopo circa un'ora e mezza di colloquio privato, Giorgia Meloni riceve la campanella dal premier uscente Mario Draghi, formalizzando, con questo ultimo atto simbolico davanti alle telecamere, il passaggio di consegne. A partire da quel momento la leader di Fratelli d'Italia è diventata ufficialmente la prima donna a guidare un governo nel nostro paese. Un inizio, nonostante il risultato elettorale, non facile, a causa di un Berlusconi che fino all'ultimo ha provato a metterla in difficoltà. Riecheggiano ancora le parole del Cavaliere, a favore di Putin, amico di vecchia data e soprattutto contro l'invio di armi in Ucraina, pronunciate durante un incontro privato dei membri di Forza Italia la scorsa settimana. Una posizione opposta rispetto a quella della coalizione, soprattutto di Miss Aspen Institute, che ha causato l'ennesimo imbarazzo tra i leader di centrodestra, dopo l'incidente durante l'elezione di La Russa a Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato. In un lampo, Forza Italia si è ritrovata a essere tra i quattro partiti in coalizione la formazione più populista, con un leader che fatica a lasciare la scena degli alleati. Matteo Salvini, più silenzioso, nel frattempo si prende il ruolo di vice premier insieme a Tajani e il Ministero delle Infrastrutture, lasciando all'amico nemico Giorgetti quello dell'economia, sicuramente di questi tempi il più prestigioso. Forse un probabile scontento si cela anche all'interno della Lega. La speranza per Giorgia Meloni è che i suoi uomini di fiducia facciano un buon lavoro. In caso contrario, questo governo non avrà una vita breve, ma brevissima.